È vero che quest'anno stiamo vivendo una situazione straordinaria per la neve? Quest'anno in effetti stiamo vivendo una stagione particolarmente interessante che entrerà negli annali storici perché già un paio di mesi da inizio dell'inverno abbiamo superato abbondantemente le medie stagionali. Quindi vuol dire che ad esempio Madesimo registriamo oltre 5 metri e mezzo di neve precipitata in un mese e mezzo di effettivo maltempo da Natale in poi. Qual è la situazione neve in Lombardia per questa settimana, sia per quanto riguarda le previsioni meteo sia per il pericolo valanghe? A livello di nevamento la situazione è abbastanza omogenea, se non escludiamo il settore più nord orientale, quindi zona dell'Alta Valtellina, in particolare la zona Orta-Arcevedale. Il pericolo valanghe ancora oggi si mantiene su indici di pericolo 3 marcato, e sia per le situazioni di media bassa quota ove il manto nevoso fa fatica ad ancorarsi al suolo perché è molto umido e pesante, ma particolarmente per gli escursionisti il problema grosso sono gli accumuli da vento in quota che si vanno via via sovrapponendo e sono piuttosto instabili. C'è una zona delle montagne lombarde in cui è particolarmente eccezionale la situazione odierna? Eccezionale dal punto di vista di innevamento, direi soprattutto il settore orobico prealpino, dove le precipitazioni sono state più abbondanti. Non escluderei però sempre l'isola di Madesimo, che storicamente ci dà valori veramente molto interessanti. Basti pensare che a Montespluga abbiamo 5 metri e mezzo di neve al suolo. La gente li legge i bollettini? Chi frequenta la montagna è sempre più attenta anche a questo tipo di informazione, anche perché ha fatto molta eco il fatto delle ultime precipitazioni che hanno interessato tutto il settore settentrionale dell'Italia per quanto riguarda le nevicate eccezionali, mi riferisco in particolare al Triveneto. Guardando quello direi che i lombardi ormai stanno seguendo parecchio l'informazione nostra, in particolare messa dal Centro Nuovo Meteo di ARPA Lombardia. Il bollettino però non può che essere generale. Come si fa allora a sapere nello specifico versante, nella specifica vallata, qual è la situazione? Noi dobbiamo, è uno dei grossi limiti nostri di lavorare a scala sinottica, quindi a scala di macro aree, e quindi individuare le situazioni più diffuse e non percentualmente più pericolose. Dopodiché sta effettivamente a chi frequenta la montagna carpire i segnali che incontra man mano che sale sul pendio o scende dal pendio se fa del fuoripista, capire la risposta della neve al suo sovraccarico. Quindi purtroppo su quell'aspetto siamo un po' lontani dal punto di vista del monitoraggio del rischio. Abbiamo esempi tipo Livigno che si sta organizzando per favorire un monitoraggio di questo tipo. Ma Livigno quindi collabora con voi? Assolutamente, è il primo anno che si è intrapresa questa iniziativa, il tecnico già lo conoscevamo molto bene, il dottor Fabiano Monti, e c'è un costante contatto giornaliero, direi, per approfondire le varie tematiche, soprattutto in relazione per quanto riguarda la macroarea Alta Valtellina. Che cosa ne pensa dei divieti di salire su certe montagne messi da alcuni comuni in relazione al pericolo valanghe? Ma qui non si può che esprimere un pensiero piuttosto personale, perché poi ognuno ha la ragione magari in modo diverso. Personalmente sarei abbastanza contrario al precludere in assoluto certe zone, chiudere la montagna in assoluto a tutti, perché sappiamo bene che oltre le guide che hanno una qualifica e una professionalità riconosciuta, ci sono tante altre persone che comunque hanno storia, esperienza e sanno come muoversi in montagna. Secondo lei bisognerebbe diffondere i bollettini valanghe con la stessa frequenza con cui si danno le previsioni meteo? Direi magari di focalizzare soprattutto in certi periodi e magari quelli più frequentati, in particolare sicuramente tutti i fine settimana, una comunicazione attenta e sistematica dell'informazione, perché questa sfugge parecchio e se arriva troppo tardi poi magari serve a poco. Quali saranno le condizioni per il fine settimana? Prevediamo l'ingresso di un sistema perturbato tra sabato e domenica, caratterizzerà soprattutto la giornata di domenica, con precipitazioni non particolarmente abbondanti, 20-30 cm, saranno piovose però fino a quote oltre 1.500. Queste tenderanno ad appesantire ulteriormente il manto nevoso in queste fasce che sono ancora piuttosto delicate.